Ecco, una delle mie vignette preferite, di un vignettista che si chiama Gary Larson. Mostravo questa vignetta ai miei studenti che studiavano materie come gestione aziendale, economia, architettura, eccetera, ma la maggior parte non la capivano. Vediamo un naufrago seduto su una piccolissima isola deserta, dove c'è una palma. Il tempo non passa mai, si sa, sulle isole deserte. E nella seconda immagine è ancora lì seduto, probabilmente aspettando un aiuto che non arriva. Finalmente vede un disco volante che si avvicina. Sono salvo, grazie a Dio, dice. Ma nell'ultima vignetta vediamo che gli alieni non hanno salvato lui, ma bensì l'albero. E perché? Perché gli alieni, forma di intelligenza sviluppata e superiore, sono alberi. Per molte persone, solo l'uomo è la specie dominante dotato di intelligenza. Gli alberi non sono nemmeno considerati. Solo un genio come Gary Larson ci fa capire che forse le cose non sono proprio così. Gli alberi non sanno fabbricare motoseghe, non sanno produrre ruspe, non sanno creare carri armati, non sanno progettare bombe nucleari, ma sono intelligenti, hanno un'intelligenza diversa dalla nostra, forse, un'intelligenza molto più dolce. Infatti, gli alberi ci somigliano molto più di quanto pensiamo. Quello che per molti è solo un bosco è in realtà una comunità molto ben organizzata e coesa. In questo libro si scopre che gli alberi sentono il dolore, hanno ricordi, sentimenti, parlano tra di loro e si prendono cura dei propri figli. Peter Wohlleben, celebre guardia forestale, grazie alla sua esperienza e agli studi durati una vita intera, ci introduce alla vita nascosta degli alberi, portandoci in un mondo che mai avreste immaginato. Gli alberi sono esseri sociali. Nei boschi secolari, gli alberi si aiutano e si sostengono a vicenda come una vera e propria comunità. Sono molto uniti tra di loro, tanto da condividere in momenti estremi il cibo, soprattutto con i vicini più in difficoltà. Quando un albero è stato segato e porge al sole la sua nuda ferita mortale, sulla chiara sezione del suo tronco, una lapide sepolcrale, si può leggere tutta la sua storia. Negli anelli e nelle concrescenze sono scritte fedelmente tutta la lotta, tutta la sofferenza, tutte le malattie, tutta la felicità e la prosperità, gli anni magri e gli anni floridi, gli assalti sostenuti e le tempeste superate. Gli alberi sono santuari. Chi sa parlare con loro, chi li sa ascoltare, conosce la verità. Essi non predicano dottrine e precetti, predicano incuranti del singolo, la legge primigenia della vita. Così parla un albero. In me è celato un seme, una scintilla, un pensiero. Io sono vita della vita eterna. Unico è l'esperimento che la madre perenne ha tentato con me. Unica la mia forma e la venatura della mia pelle, unico il mio piccolo gioco di foglie, delle mie fronde, e la mia più piccola cicatrice della mia corteccia. Il mio compito è quello di dar forma e rivelare l'Eterno nella sua marcata unicità. Così parla un albero.
La mia forza è la mia fede. Io non so nulla dei miei padri, non so nulla delle migliaia di figli che ogni anno nascono da me. Vivo il segreto del mio seme fino alla fine. Non ho altra preoccupazione. Io ho fede che Dio è in me. Ho fede che il mio compito è sacro. Di questa fede io vivo. Quando siamo tristi e non riusciamo più a sopportare la vita, allora un albero può parlarci così. Sii calmo, guarda me. La vita non è facile, la vita non è difficile. Questi sono pensieri infantili. Lascia che Dio parli in te ed essi taceranno. Tu hai paura perché la tua strada ti allontana dalla madre e dalla patria. Ma ogni passo e ogni giorno ti riconducono di nuovo alla madre. La patria non è in questo o in quel luogo. La patria è dentro di te o in nessun posto. La nostalgia di vagare senza meta mi prende il cuore quando a sera sento gli alberi stormire nel vento. Se li si ascolta a lungo, in silenzio, anche la nostalgia di vagare rivela appieno il suo significato più profondo. Non è desiderio di scappare via dal dolore, come sembra. È nostalgia della propria patria, ricordo della propria madre, struggimento per nuovi simboli di vita. Conduce a casa. Ogni strada conduce a casa. Ogni passo è nascita. Ogni passo è morte. Ogni tomba è madre. Così sussurra l'albero. Nella sera, quando abbiamo paura dei nostri pensieri infantili, gli alberi hanno pensieri duraturi, di lungo respiro, tranquilli, come hanno una vita più lunga della nostra. Sono più saggi di noi, finché non li ascoltiamo. Ma quando abbiamo imparato ad ascoltare gli alberi, allora proprio la brevità, la rapidità e la precipitazione infantile dei nostri pensieri acquistano una letizia incomparabile. Chi ha imparato ad ascoltare gli alberi non desidera più essere un albero, non desidera essere altro che quello che è. Questa è la patria, questa è la felicità. Hermann Hesse, 1909.